Presentato questa mattina nel Palazzo Arcivescovile il progetto Destinazione Donna, itinerari femminili a Napoli, promosso dal Comune e realizzato dall'Arcidiocesi di Napoli. Luoghi di culto significa un patrimonio di ricchezza che vorremmo che riparli non solo della bravura degli artisti, ma del messaggio di fede e, tra virgolette, però con questo patrimonio che è grande dell'universo femminile, con la sua specificità e il suo apporto per la valorizzazione di itinerari che facciano recuperare alla città la fierezza di tutti gli abitanti, in particolare del mondo femminile, che sotto questo aspetto emerge ed emerge con prepotenza. Il progetto prevede 7 itinerari studiati per dar rilievo alla cultura del femminile anche attraverso la conoscenza di persone e luoghi significativi della città. Noi andremo in luoghi, diciamo, più famosi come Santa Chiara, incontrando però le Clarisse o San Gregorio Armeno, ma andremo anche per esempio alla Biblioteca Nazionale per incontrare quella guerriera Guerrieri, questa donna che ha salvato tutto il patrimonio della biblioteca dai nazisti ed è poco conosciuta, oppure il fondo Arena d'Aosta, oppure andremo all'Annunziata, dove è una storia anche gloriosa, no, di accoglienza delle bambine. Questa storia delle balie che danno il latte perché, come si dice a Napoli, i figli sono figli e quindi non c'è una distinzione tra i figli legittimi e quelli illegittimi. 7 percorsi turistici per un totale di una ventina di visite guidate che consentiranno ai nostri concittadini, ma io spero soprattutto ai turisti, di conoscere luoghi della città in parte non molto conosciuti, ma comunque tutti i luoghi nei quali hanno avuto vita, esperienze e storie di donne.